Pronto, chi sei? Ciao Gianni, sono Lucio. Lucio, da dove ci telefono? Da Napoli. E da che zona di Napoli? Via Roma. Come ci ascolti a Via Roma? Ottimo. Benissimo, Lucio, quanti anni hai? 22. Vuoi sapere qualcosa sull'amore, salute o affari? Salute, Gianni. Sei di Lucio? Sì. Ma tu hai avuto qualche operazione? Sì. Perché ti vedo un pochettino immobilizzato. Certo. Senti, gli occhi cosa c'entrano? Non ci vedo. Infatti, vedevo che tu non vedevi. Sono arrivato in casa tua, ti vedo là con, insomma, hai avuto un intervento agli occhi? Due. Ti hanno tolto tutti e due gli occhi? No, tolti. Cioè, la retina, io vedo la retina, ecco, sto entrando dentro di te, non ti muovere, ti senti un po' un friccico? No. Aspetta, mi dai il permesso di fare questo esperimento? Certo. Sentimi a me, poi ti spiego tutta la tua storia. Cioè, a te hai avuto un stigmatismo, cioè un bloccaggio. Come si dice quando, per esempio, oddio Cristo, crescendo, non è cresciuto il muscolo della retina, capisci? Guarda, Gianni, e si sono staccate. No, guarda, Gianni, che fino a un discorso, perché io lo dico molto... Discretamente. Eh? Sì, ma a te ti hanno operato anche alla cristallina. È che è logico, guardando la retina bisogna... Cioè, a te ti era scesa anche la catarrattera. È logico. No, guarda che la catarrattera... Catarrattara si chiama. Vabbè. Come la chiami te? Catarrattara. Catarrattara, sì. Si dovrebbe chiamare. Ma di genere, io sono... Guarda, io non sono un medico, però so che si chiama catarrattara. Però io non sono neanche un medico, però sto quasi nel... Diciamo, cioè, io so quando scende la catarrattara. Così si dovrebbe chiamare, catarrattara. Vabbè. Ma vuol darsi pure che mi sbagli, Però io vedo la tua cartella clinica, quindi vedo scritto su quella cartella un pochettino rose, che tiene tua mamma. È vero o non è vero? Cosa? Sulla cartella rosea. Sì. Quindi vedo scritto il fatto che ti è scesa una catarrattara traumatica. Traumatica perché poi? È perché è congenita. Ah, ecco. E come mai all'altro occhio? Sento detto genere, non lo so, detto già quando diciamo quel poco, sai, che riuscivo a camminare, la mia vita, sai, era un disastro. Da quando non ci ho perso gli occhi, sono sempre da solo, con la mia famiglia non va tutto male, sai, non so. Da qui da solo, sai, non esco mai da casa, non parlo mai con nessuno. Infatti adesso saranno comunque dopo lascio un attimo l'indirizzo al mio amichetto Cozzolino, perché lui prenderà appunto il tuo indirizzo e io ti verrò a trovare a casa. Infatti, Gianni, io volevo sempre chiamarti, cioè, però ogni notte era sempre la cassetta, poi volevo venire lì. Poverino, hai ragione. Stasera siamo in diretta con l'amico Cozzolino Giuseppe. Anche lui ti vuole salutare perché si dispiace di questa tua situazione. Ciao Lucio, comunque non preoccuparti, ti aiuteremo noi, non ti sentire solo, perché ricordati che vicino a te c'è Gennaro D'Auria e saremo sempre tutti con te, non ti preoccupare. Se posso dire una cosa, guarda, non vorrei offendere nessuno dei presenti, tutti quanti dicono così, poi alla fine tutti quanti se ne frega. Allora facciamo una scommessa, non ti prometto per questa settimana, però appena sarò libero, perché io sto sempre occupato, impegnato di impegni, ma non solo per la radio, per tanti altri lavori, perché io sono un tipo molto attivo, creativo e lavoro molto con la mente. Infatti, qui ti verrò a trovare.